Buongiorno a tutti i telespettatori di Medicina Facile. Partiamo subito da un dato certo. In Italia i consumi di prodotti ittici sono in aumento. Prodotti ittici, pesce, molluschi, crostacei, vi dicevo, sono in aumento per tanti motivi. Ma siamo certi di mangiare sempre un prodotto di qualità, sia esso fresco o congelato? Che certezze abbiamo? Che rischi corriamo? Ad esempio, che rischi di eventuali contaminazioni corriamo nel mangiare questi prodotti? Sono solo alcune delle domande alle quali daremo puntuale risposta in questa trasmissione, grazie alla competenza del nostro graditissimo ospite. Buongiorno e benvenuto nei nostri studi al dottor Vincenzo Olivieri. Buongiorno. Buongiorno, dottore. Come sta? Sta bene? Tutto bene, grazie. Dottor Vincenzo Olivieri, dirigente veterinario della USL di Pescara, nonché docente di igiene e controllo dei prodotti della pesca e, per non farsi mancare niente, anche direttore del Museo del Mare di Pescara. Intanto, dirigente veterinario della USL di Pescara, con quali compiti? Io ho compiti ispettivi, sono dirigente nel servizio di igiene di alimenti d'origine animale. E quindi compio i controlli sugli alimenti di origine animale, fondamentalmente sui prodotti della pesca. Un poliziotto. Non un poliziotto, perché il nostro è un dipartimento di prevenzione che si occupa più che altro di Certo. fare sì che le strutture siano in regola, applichino seriamente quei principi di autocontrollo che poi sono alla base della sicurezza alimentare. Docente di igiene e controllo dei prodotti della pesca, dove? All'Università di Teramo, la scuola di specializzazione in ispezione degli alimenti, e all'Università di Camerino, alla scuola di specializzazione in ispezione dei prodotti della pesca. Di Invece direttore del Museo del Mare di Pescara, Pescara. da quanti anni, dottore, e che cosa c'è da vedere in questo museo di Beh, bello? attualmente il museo è chiuso per inagibilità, si spera di riaprirlo molto tra pochissimo e di ristrutturarlo, in modo da poter vedere una delle più belle collezioni cetologiche italiane e anche altri reperti che vengono dal vecchio museo ittico che è nato nel 1959 per opera del collega Pepe. Allora, entriamo nel vivo di questa trasmissione dedicata al consumo in sicurezza dei prodotti ittici. Intanto le chiedo subito, perché si dice che mangiare pesce fa bene alla salute? Perché mangiare pesce sicuramente fa bene, vista la composizione delle carni dei prodotti ittici. Ci sono delle caratteristiche particolari che fanno di questi prodotti adatti a tutte le diete. C'è un elevato contenuto di sostanze azotate non proteiche e di aminoacidi, quindi molto più facilmente digeribili delle proteine. C'è uno scarso contenuto di connettivo muscolare, quindi ancora un altro elemento che ne facilita la digeribilità. Uno scarso contenuto in glicogeno e un'elevata quantità d'acqua, e poi soprattutto ci sono i lipidi insaturi, che sono la componente nutrizionale più importante e più favorevole per l'alimentazione umana. Abbiamo delle diapositive che abbiamo preparato a questo proposito. Sì, entriamo un po' nello specifico di questi acidi grassi che troviamo nei prodotti ittici, sono lunghe catene di acidi grassi polinsaturi, e nei quali troviamo notevolmente rappresentati quelli della serie omega 3, e tra questi soprattutto due, cioè l'acido eicosapentaenoico e il dicoesa esanoico, sono due acidi grassi che troviamo quasi esclusivamente nei prodotti ittici. Non sono acidi grassi qualunque, nel senso che il dicoesa enoico, il DHA, è fondamentalmente alla base della composizione dei fosfolipidi cerebrali e della retina. Mentre invece l'altro, l'EPA, è il precursore di prostaglandine, trombossani, leucotrieni, che hanno un'azione antitrombotica, vasodilatatrice, che migliora la fluidità del sangue,
Pertanto possiamo dire con certezza che l'assunzione abituale di pesce è in grado di determinare un abbassamento del livello di trigliceridi, colesterolo e diminuisce i fattori di rischio coronarico, che sono tra l'altro uno dei principali fattori di rischio, soprattutto nel nord del mondo, nelle società più evolute. Senta, quante volte a settimana è consigliato o consigliabile mangiare pesce? Sarebbe consigliato mangiarne quanto più possibile di prodotti della pesca, ma diciamo che attualmente la tendenza è quella di consigliare un consumo minimo di almeno tre volte a settimana. Quali sono i migliori prodotti ittici? I migliori prodotti ittici sono i prodotti che vengono dai mari più vicini e soprattutto sono quelli che hanno una elevata freschezza. Diversamente da quello che succede nelle carni degli animali da macello, nei quali un periodo di riposo, la cosiddetta frollatura, migliora notevolmente la qualità delle carni perché ci sono dei processi enzimatici che predigeriscono e quindi aumentano la succosità, aumentano la tenerezza e le qualità organolettiche del prodotto, per i prodotti della pesca è esattamente tutto il contrario. Nel senso che il prodotto migliore è il prodotto che ha minor tempo dal momento della cattura. Quindi, chilometro zero, appena pescato, possibilmente niente frollatura. Niente, assolutamente niente frollatura, perché proprio le stesse caratteristiche che rendono il prodotto così digeribile rendono però viceversa il prodotto così deperibile. Certo. Quanto sono grassi questi prodotti? Ma abbiamo diverse tipologie, vengono considerati magri, semigrassi e grassi in base al contenuto appunto che hanno di grassi. Fino al 3% li consideriamo magri, quindi possiamo ascrivere a questa categoria la sogliola, il merluzzo, l'acciuga, la trota. Semigrassi, quando il contenuto arriva fino all'8%, e qui consideriamo la triglia, la spigola, il pesce spada, lo storione, e poi ci sono i pesci grassi, quelli che hanno un contenuto superiore all'8%, e quindi il tonno, per esempio, il salmone e l'anguilla. Senta, come si sceglie il pesce fresco? Io vado al mercato, al mercato ittico, come mi oriento, come faccio a capire se quello che sto per acquistare è veramente pesce fresco? I prodotti della pesca, una volta catturati, quindi portati fuori dall'ambiente acquatico, dopo la morte subiscono un processo che è il rigor mortis, per il quale si ha un graduale indurimento di tutte le masse muscolari, si irrigidiscono e il pesce si mantiene rigido. Questo è un prodotto che a questo stato possiamo considerare freschissimo, nel senso che è un prodotto che mantiene inalterate tutte le caratteristiche organolettiche. Col progredire del tempo, adesso con i nuovi sistemi di conservazione, la rigidità cadaverica può essere prolungata anche per 24 ore, con il progredire del tempo si ha la risoluzione della rigidità cadaverica e quindi iniziano i processi putrefattivi che iniziano a interessare dall'interno e dall'esterno il prodotto, portandolo a diventare un prodotto stantio. Lo vediamo anche dall'esterno, un prodotto stantio, vediamo improvvisamente un occhio che diventa concavo, tendente al giallastro, non è più lucido, lucente come in un prodotto vivo, le branchie che cambiano colore dal rosso mattone che le caratterizza quando il prodotto è freschissimo cominciano a virare verso il marrone o il pallido, e dalle branchie sentiamo dei prodotti volatili che si formano, per esempio la trimetilammina, che è volatile, che costituisce l'odore tipico del pesce alterato, no? La puzza di pesce. Un'altra caratteristica riguarda l'aspetto, il pesce freschissimo, in rigidità cadaverica, è un pesce lucente perché il muco cutaneo è invisibile, viceversa questo comincia a diventare più opaco e addensarsi in brandelli in un pesce stantio, addirittura alterato. Rigor mortis dura 24 ore? Sì, circa 24 ore se conservato alla temperatura di fusione del ghiaccio. Senta, che differenze ci sono con il pesce surgelato e il pesce congelato e come si fa a riconoscerlo? Un pesce surgelato è un pesce confezionato di piccola pezzatura. Sono queste le caratteristiche legali che consentono di denominare un prodotto surgelato. Invece possiamo congelare qualunque tipo di prodotto, di qualunque pezzatura, ed è un prodotto appunto congelato
che ci assicura una conservabilità notevole rispetto al pesce fresco. Più o meno quanto tempo? Ma più o meno un pesce congelato o surgelato può arrivare anche a un anno di conservazione senza produrre effetti negativi, anche perché attualmente si usano dei sistemi che isolano il prodotto dall'ambiente esterno, tipo per esempio la glassatura, cioè la copertura di ghiaccio. Stiamo vedendo questa diapositiva che ci dice che cosa, dottore? Questo è un prodotto decongelato. Il commerciante ha decongelato questo prodotto e attualmente lo vende dando indicazione che si tratta di un prodotto decongelato. A questa denominazione è stata aggiunta di recente anche un'indicazione per il consumatore, per l'acquirente, dove si dice che il prodotto va consumato nelle 24 ore e soprattutto che non può essere di nuovo ricongelato. Perché questo? Perché tutta la flora microbica che è stata sopita nel periodo del congelamento, nel momento in cui il pesce viene decongelato e torna a delle temperature di refrigerazione, cresce vorticosamente, velocemente. Pertanto si rischierebbe di congelare un prodotto contaminato. Abbiamo altre diapositive che abbiamo preparato proprio per spiegare sì, questa. Qui ci sono dei sistemi pratici per l'identificazione di un eventuale prodotto decongelato venduto fraudolentemente come fresco semplicemente refrigerato. Questa è una seppia, è un mollusco cefalopode, vediamo che nel fondo del sacco viscerale c'è una grossa vescica contenente un pigmento, le seppiomelanine. Questo normalmente serve a questi animali per tutelarsi dall'azione dei predatori, infatti bastano poche gocce immesse attraverso il sifone nell'ambiente acquatico per annerire un ampio spazio e rendere possibile la fuga, ma a noi veterinari ispettori e anche al consumatore può servire per l'identificazione di un prodotto decongelato o un prodotto fresco. Perché? Perché queste seppiomelanine con il congelamento subiscono un processo di cristallizzazione irreversibile che porta l'aspetto del nero di seppia da fluido, tipo inchiostro tipografico molto denso, ad un aspetto tipo posa di caffè cristallizzato. Altra diapositiva che abbiamo preparato. Ecco, queste sono qua. le due elementi. C'è una bella differenza. C'è una bella differenza. Se vogliamo fare un risotto al nero di seppia, è chiaro che con un prodotto fresco ci riusciremo, con un prodotto decongelato sarà decisamente più difficile. Ha un potere pigmentante notevole. Questo è un altro sistema che può essere praticato per vedere, cioè basta enucleare il midollo del cristallino da un pesce, quella pallina che esce fuori dall'occhio, e vedere che nel prodotto fresco questo ha un aspetto vitreo, proprio come deve essere il midollo del cristallino, mentre invece le proteine subiscono una coagulazione con il freddo, per cui diventa opaco in un prodotto che ha subito un processo di congelamento. Ultima diapositiva che abbiamo preparato è questa. E questo invece è l'esame che si usa in laboratorio, che ha una validità legale e va a considerare l'attività di un enzima, la succinico deidrogenasi, che con il congelamento viene denaturato, per cui mettendo un pezzettino di carne a contatto con una soluzione contenente succinato di sodio si ha una reazione positiva, quindi di prodotto fresco, nel momento in cui c'è un viraggio al rosso dopo 180 minuti. È la metodica che adoperate voi per questi controlli? Che utilizza il laboratorio di riferimento che è l'Istituto Zooprofilattico. Senta, a proposito di controlli, a proposito di garanzia di qualità, il pesce è un po' il cuore del cenone di fine anno e in quel periodo arrivano nei mercati, nei supermercati e poi sulle nostre tavole tantissime varietà anche di pesce. Come non farsi imbrogliare, dottor Olivieri? Beh, la commercializzazione dei prodotti della pesca è molto cambiata. Parallelamente all'aumento di consumo e di richiesta che c'è di questi prodotti, si è passati da una situazione di estrema fiducia nei confronti del pescivendolo sotto casa ad una commercializzazione che coinvolge un po' la grande distribuzione, che coinvolge persino il commercio elettronico attraverso internet. Per cui è importantissimo saper leggere le etichette, che sono obbligatorie in corrispondenza di tutto il prodotto che viene venduto. Questa è una diapositiva che abbiamo preparato proprio a questo proposito, sperando sempre che
quanto riportato sulle etichette sia veritiero. Sia chiaro, sia scritto anche con caratteri grandi, perché delle volte sono veramente piccolissimi e illeggibili. Abbiamo ancora un'altra diapositiva. C'è una disposizione che parla anche della grandezza dei caratteri che devono avere le etichette. In ogni caso, quello che va riportato sull'etichetta è la denominazione in lingua italiana, la denominazione scientifica, un codice che è il codice Alfa 3, un codice FAO internazionalmente riconosciuto, il sistema di produzione, quindi se è un prodotto pescato o allevato o pescato in acque interne, e il metodo di pesca utilizzato, perché anche questo può essere un motivo per cui il consumatore può effettuare una scelta. Per esempio, io non voglio del pesce che sia stato catturato con metodi più impattanti, potrò leggerlo sulla etichetta. Queste indicazioni ci danno una determinata garanzia, anche perché ci dicono con precisione dove è stato pescato o allevato il prodotto ittico. Questo può essere segnato sotto forma di codice FAO, allora a quel punto nella pescheria ci deve essere un cartello che ci indica con chiarezza il numero dei codici FAO, ma il venditore può anche mettere delle zone più precise, quindi può anche dire mare Adriatico, marineria di Pescara, per esempio, no? Proprio per valorizzare il suo prodotto chilometro miglio zero. E lo dovrebbe scrivere lì sul prodotto esposto nel balcone? Sì. Sì, se vuole può essere più preciso, insomma, può. E così anche per i prodotti pescati in acque interne invece va segnalato lo specchio acqueo dove è stato pescato il prodotto e la nazione, tipo per esempio quello è un persico del Nilo. Ha fatto un po' di strada per arrivare da noi. Ha fatto un po' di strada, però quello che sappiamo di sicuro è che viene dal Lago Vittoria nel versante della Tanzania. Quanto è sicuro il pesce d'allevamento, ad esempio spigole, orate, trote, che oggi vanno veramente per la maggiore? Dipende, nel senso che determinati prodotti di allevamento sono più controllati di un prodotto di pesca, di un prodotto selvaggio, hanno caratteristiche di sicurezza, per esempio nei confronti dei contaminanti acquatici, maggiori rispetto a un pesce pescato, perché i cicli di allevamento sono brevi, quindi non fanno in tempo ad accumulare molti contaminanti. L'alimentazione però viene integrata anche con dei prodotti vegetali, per cui c'è una piccola riduzione della componente omega 3 rispetto al prodotto selvaggio. E poi l'alimentazione spesso è un po' condizionata da, vengono pasturati molto, no? Sì, si cerca di farli crescere nel più breve, tempo possibile, per cui qualche volta si trovano degli accumuli di grasso all'interno, per esempio, di un'orata allevata, eccetera. Però dipende molto, perché soprattutto negli allevamenti in mare aperto, in gabbie galleggianti, c'è anche una certa risorsa che i pesci prendono direttamente dal mare, quindi insomma è un ottimo prodotto. Attenti al crudo, possiamo dire così, attenti al crudo, rischio parassiti sia nel pesce di mare che in quello d'acqua dolce, ci sono questi rischi, dottore, e che consigli si sente di dare ai nostri telespettatori per la cottura? Certo, i rischi ci sono, il prodotto crudo è un prodotto potenzialmente pericoloso, perché nei prodotti ittici sia di mare che di acqua dolce, adesso qui abbiamo preso come prototipo l'anisakis, che un po' tutti i consumatori conoscono. Questa è una forma di parassitosi da nematodi, gli adulti vivono nei cetacei e nei focidi, cioè nei mammiferi marini, gli adulti di questi parassiti emettono delle uova, subiscono una serie di trasformazioni, la larva esce dall'uovo e viene ingerita da un piccolo crostaceo fasiaceo, che venendo ingerito da un pesce, il quale poi finisce sulla nostra tavola, può subire due destini: o essere di nuovo catturato da un cetaceo e quindi riprendere il ciclo, oppure se ingerito in forma viva e vitale da un uomo, può dare delle gravi conseguenze di carattere sanitario. Normalmente il parassita lo troviamo nel peritoneo dei pesci, sulle gonadi, sì, sono questi, avvolti a spirale, poi diventano mobili nel momento in cui aumenta la temperatura, potrebbero migrare anche nelle masse muscolari. E con l'eviscerazione diciamo che si tolgono questi parassiti, però c'è sempre il rischio appunto di quelli presenti nelle masse muscolari. Abbiamo due strade percorribili se vogliamo consumare i prodotti ittici in sicurezza.
quello della cottura, basta anche poco, una cottura anche molto veloce per uccidere questi parassiti e renderli innocui, oppure se vogliamo consumare il prodotto crudo, o praticamente crudo, che forse per noi è il maggior rischio, quindi le alici marinate per intenderci, bisogna sottoporli a congelamento preventivo, quindi mettendoli nel nostro congelatore casalingo per 96 ore a meno 18 otteniamo il risanamento completo dei prodotti e possiamo mangiarli crudi o praticamente crudi in sicurezza. Quindi congelamento preventivo. Questo è un cartello obbligatorio per le pescherie e tutti i punti vendita di prodotti ittici e dà indicazione al consumatore di come comportarsi in caso volesse consumare il prodotto crudo. Quindi parliamo di pesci, molluschi e crostacei che devono essere sottoposti a congelamento nel congelatore casalingo per 96 ore a meno 18. Basterebbero 24 ore a meno 20, ma siccome si è visto che anche congelatori che hanno 3 o 4 stellette difficilmente arrivano a meno 20 o potrebbero non arrivare a meno 20 per cattiva gestione del congelatore, e allora per un principio di precauzione si è pensato di dare 96 ore di tempo. Sono 4 giorni praticamente. Sono 4 giorni. Senta, oggi quanta chimica viene utilizzata per rendere il pesce, i molluschi, i crostacei che noi troviamo sui banconi del mercato ittico per rendere questi prodotti attraenti, no? O per conservarli meglio e con quali rischi per la nostra salute? Beh, alcuni additivi sono consentiti, per esempio ci sono i solfiti alcalini che vengono usati spesso sui crostacei, soprattutto sugli scampi, sui gamberi, per evitare quel brutto annerimento del carapace, cioè della parte della testa, del cefalotorace di questi animali. E sono consentiti a delle dosi stabilite. Ce ne sono invece altri che non sono assolutamente consentiti, ma che purtroppo sono utilizzati. Questo che vediamo in diapositiva è un filone di tonno, un prodotto attualmente molto in voga, sono filoni di tonno a pinne gialle pescato in Oceano Pacifico, poi comprati dalla Spagna che compra questi prodotti in uno stato diciamo non paragonabile al prodotto freschissimo, quindi con tutti i processi chimici che si sono innescati all'interno di questo prodotto, utilizza un monossido di carbonio che si lega all'emoglobina, forma un composto che dà una colorazione rossa come nel prodotto freschissimo. È quello che vediamo a sinistra. Quello che vediamo alla nostra sinistra, alla sinistra del teleschermo. A destra del teleschermo è un prodotto trattato, vedete che è molto più rosso, più fresco, sì. E l'altro invece più scuro è un prodotto non trattato. Che cosa succede? Succede che se è vero che da un punto di vista estetico questo prodotto può essere accattivante per il consumatore, però tutti i processi che possono portare anche alla formazione di prodotti pericolosi, come per esempio l'istidina, non si sono fermati, hanno anzi progredito. E in questi prodotti dove c'è la presenza di un aminoacido, l'istidina, contenuto in alte dosi, anche 100 mg per 100 g di carne, un enzima, l'istidina decarbossilasi, trasforma l'istidina in istamina che è farmacologicamente, tossicologicamente attiva e può portare a notevoli conseguenze. Per il nostro organismo? Sì, la patologia viene chiamata non a caso allergy-like food poisoning, cioè intossicazione alimentare pseudoallergica, perché il meccanismo è sempre scatenato dalla presenza di istamina e quindi si hanno queste eruzioni cutanee, arrossamenti, nausea, vomito, cefalea, diarrea, dolori gastrici, edema, glossodinia, vertigini, edema del volto, per un consumo anche minimo di un prodotto contenente alte quantità di istamina. Ultimamente, proprio su questa diapositiva, ultimamente c'è stato un caso di intossicazione che ha riguardato circa 200 consumatori in diverse regioni italiane, anche la nostra, e infatti il Ministero della Salute ha predisposto dei sistemi di allerta, di ritiro richiamo delle partite, che ha sperimentato un problema molto importante, che è quello della tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti della pesca, i quali sono monitorati dal momento della pesca fino al momento della vendita.
Senta, parliamo del pesce azzurro, del cosiddetto pesce povero. Perché è così tanto celebrato? È tanto celebrato perché il pesce azzurro è un pesce giovane, quindi non ha avuto modo di accumulare per biomagnificazione molti elementi, molti contaminanti acquatici, ed è un pesce che da un punto di vista organolettico contiene tanti fattori positivi. Cioè, oltre a quelli visti all'inizio, relativi agli acidi grassi, relativi alle proteine, ci sono i sali minerali e c'è una perfetta associazione tra calcio e vitamina D3, per cui sono molto importanti anche nella prevenzione dell'osteoporosi in periodo pre e post menopausa, così come tanto reclamizzato per esempio per il salmone di allevamento norvegese, ma il nostro pesce azzurro ne ha esattamente le stesse quantità a un costo decisamente minore. Ultimo aspetto, appunto, è il costo decisamente minore. Ed è tra l'altro nel nostro caso veramente un pesce a chilometro zero perché ce l'abbiamo in casa in Adriatico. Sì. Senta, nel campo proprio dei prodotti ittici, come vengono fatti i controlli per garantire al consumatore la sicurezza alimentare? I controlli sugli alimenti in Italia sono molto articolati e molto efficienti. Forse siamo il paese che dà maggiori garanzie per quanto riguarda i controlli degli alimenti. Tutto è coordinato dal Ministero della Salute, che fa dei piani triennali di controlli basandosi anche su delle analisi del rischio sui vari alimenti, e ha degli uffici suoi periferici, che sono i posti di ispezione frontaliera e gli uffici veterinari in Pimentice, che si occupano delle importazioni da paesi terzi o delle movimentazioni in Europa, e poi attraverso le regioni e il controllo fatto dalle ASL, dalle aziende sanitarie locali, con i dipartimenti di prevenzione, nel nostro caso dai servizi veterinari di igiene degli alimenti d'origine animale. Tutti questi controlli sono coadiuvati tra l'altro dai carabinieri del NAS, che sono emanazione diretta del Ministero della Salute, e poi dai carabinieri forestali, dall'ufficio repressione frodi e da tanti enti che collaborano alla sicurezza alimentare. Il suo compito è più di andare in giro o più di topo di laboratorio, nel senso che... No, noi non facciamo attività di laboratorio perché tutto in Italia è demandato agli istituti zooprofilattici, che hanno una rete efficientissima in tutto il territorio nazionale. Quello che noi facciamo è la gestione di questo piano nazionale dei controlli del Ministero della Salute attraverso le regioni, e quindi ci occupiamo di fare sia ispezioni nelle strutture dove viene commercializzato, sia direttamente sui prodotti, con numeri notevolissimi, veramente molto molto alti. Parliamo di 400-500 mila controlli l'anno sulle strutture, coadiuvati da un numero molto minore, però anche da altri enti come il NAS, come le capitanerie di porto, per esempio. Siamo in chiusura, le chiedo... In futuro che cosa ci dobbiamo aspettare, dottor Olivieri? Il pesce sintetico, se ne sente già parlare? Beh, spero di no, spero che in qualche maniera si riesca a rinsavire e a trovare delle soluzioni a una situazione che ci è piovuta un po' addosso, che è quella del fatto che i prodotti ittici sono in forte declino, mentre notevole è la domanda che a livello mondiale si ha di questi prodotti. E quindi diciamo che le risorse ittiche non sono inesauribili, sfatiamo questo mito, ma il pesce è un alimento che non può mancare sulle tavole. Anzi, dagli anni 50 in poi è la filiera che è cresciuta di più in termini di domanda da parte del consumatore, proprio per le caratteristiche che abbiamo visto prima. Noi siamo arrivati in Italia a un consumo di 25 kg pro capite annuo, quindi superando di parecchio la media europea e stando comunque dietro a paesi decisamente ittiofagi come il Portogallo, la Spagna e la Francia. Però siamo cresciuti moltissimo proprio negli ultimi 10 anni. Abbiamo fino all'ultimo pesce, questa è bellissima questa diapositiva. Beh, e questo parla del fatto che noi attualmente negli ultimi decenni abbiamo potenziato notevolmente le nostre flotte, sia in termini numerici che in termini di efficienza dei sistemi di pesca, e siamo arrivati a una situazione del 96% degli stock ittici che subiscono le conseguenze della sovrappesca o overfishing, sovrasfruttamento degli stock.
Diciamo che il nostro prodotto, quello locale, quello a miglio zero per intenderci, basterebbe fino a marzo di ogni anno. Tutto il resto è un prodotto che viene da fuori, da tutti i mari del mondo. C'è una diapositiva molto curiosa che le chiedo di spiegare ai nostri telespettatori. Questo è un programma, uno dei tanti programmi sui quali si può controllare la navigazione nei nostri mari in tempo reale. Vedete quelle barche color marroncino, quelli sono tutti pescherecci, quindi guardate la densità in un qualunque momento, in una qualunque giornata dell'anno. L'Adriatico è pieno. L'Adriatico è pieno, le marinerie da Trieste fino a Santa Maria di Leuca pescano nel mare Adriatico con quella densità. Tenete conto che tra l'altro questo prende in considerazione soltanto i pescherecci di dimensioni notevoli che sono dotati di rilevatore satellitare. Ultima diapositiva, speriamo che sia di speranza, nel senso che quello che nel 2030 succederà, insieme a tante altre cose che si paventano per questo fatidico 2030, è quello che il consumo, la richiesta aumenterà di 261 milioni di tonnellate e si spera che almeno il 60-65% di questi prodotti provengano da una acquacoltura sostenibile. Ma parallelamente quello che sarà importante fare è iniziare a praticare una politica di gestione degli stock ittici che in qualche maniera tuteli anche le specie selvagge oggetto di pesca. E ce lo auguriamo tutti in attesa di arrivare al 2030 a vedere se queste previsioni saranno rispettate. Grazie al dottor Vincenzo Olivieri per essere stato con noi. Dirigente veterinario della ASL Pescara, docente di igiene e controllo dei prodotti della pesca, con lui abbiamo parlato di come consumare in sicurezza i prodotti ittici. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa puntata di Medicina Facile, Francesco Specchiulli in regia, Andrea Di Fabio in post produzione, grazie a voi telespettatori, ci vediamo la prossima settimana, naturalmente con un altro argomento. Grazie, arrivederci.